Ciao a tutti, sono qui a Narni con il gruppo della canalizzazione vibrazionale angelica, queste cinque meravigliose creature che sono venute con me in questa esperienza meravigliosa. E oggi è il giorno della canalizzazione e quindi siamo venuti a Narni per ascoltare l'energia che si trova in questo luogo meraviglioso. Adesso andremo alla chiesa di San Francesco e quindi vedremo cosa ciascuna di loro sentirà, anche perché oggi le ragazze hanno aperto i canali, gli esseri di luce hanno fatto un lavoro veramente molto potente, molto veloce e impressionante per la velocità e rapidità con cui loro hanno iniziato ad avere percezioni e a sentire. Adesso chiamerò una di loro che aveva la pretesa di non essere sensitiva, ma gli ho sempre detto che lei lo era, ma non se lo permetteva. Quindi adesso la chiamerò un attimo. Abbiate un attimo di pazienza. Silvia, abbiamo bisogno della tua testimonianza come persona ex non sensitiva. Ex non sensitiva. Ciao a tutti. Lei faceva finta di non... A parte che guardatele gli occhi, come può non essere sensitiva questa ragazza? Ok, lei fino ad oggi pretendeva di non essere... Cioè, pretendeva nel senso faceva finta di non essere sensitiva. Non sapevo di... Ecco, guarda la telecamera che colpa di... Sì, aspetta. Ah, ok, certo. Ok. Io stamattina ho parlato con un albero. Mi ha risposto. Ok, ok. Ma poi hai anche sentito, hai avuto anche modo di avere degli altri messaggi per le tue compagne, mi pare. Sì, sì. Sono arrivati dei bei messaggi chiari. E, cioè, sto avendo delle esperienze oltre ogni aspettativa, anche se aspettativa non si nomina, ma insomma. Okay. È un'esperienza bellissima che consiglio veramente a tutti. A tutti quelli che potranno farlo, perché non tutti sono anime diamante, come esatto, ben sai. Esatto. Molto bene, allora ringraziamo Silvia, ex non sensitiva, ex. E ci sentiamo e ci vediamo presto. Ciao! Ciao.